Questa la Torino di oggi, una città moderna e operosa, annunciata nel cuore della pianura piemontese dalla razionale geometria della sua pianta. Ed ecco un'immagine di 40 anni fa. Torino è già diventata la città dell'automobile. In Corso Dante, presso il Po, era nata nel 1899 la Fiat. 12.000 metri quadrati di terreno e 50 operai. Questa la Fiat delle origini. Alla fine del 1899 la produzione ammontava a 10 automobili. Quattordici anni dopo, la fabbrica ha già assunto una notevole fisionomia industriale. Guardate nell'esterno, in questo vecchio film girato da un anonimo operatore del tempo. Ecco un'automobile tipo zero, uno dei primi successi dell'industria torinese. Ed ecco le officine attrezzate con macchine fra le più efficienti di quegli anni. Nascono le famose automobili tipo zero e i camion 3-ter. La Fiat si prepara allo sforzo produttivo che le permetterà di fornire automezzi di ogni tipo all'esercito italiano nella guerra 1915-18. Nel cortile si collaudano le vetture. L'automobilismo del 1913 ha ancora un suo audace sapore di novità e di avventura. La linea delle macchine ha tuttora qualcosa di mozzo. Davanti ai radiatori angolosi si intuisce l'ombra del detronizzato cavallo. Contro il puro sangue l'HP combatte la sua vittoriosa battaglia. Mezzogiorno. Gli impiegati sciamano in Corso Dante. Quanti di noi possono riconoscersi in questi volti?